Il jazz è l'università della musica. È una frase fantastica, una frase che mi è stata detta da un noto maestro olandese e col tempo ho capito che cosa volesse dire. Attraverso il jazz possiamo essere versatili, possiamo districarci in qualsiasi genere musicale. Chi studia jazz non è detto che debba diventare per forza un jazzista. Chi studia jazz è soltanto una persona curiosa. Le persone curiose sono quelle che, secondo me, sono le persone vincenti. E una persona vincente è Kenny Garrett, che attraverso la linea che andremo ad analizzare oggi ci fa capire quanto è importante dominare l'armonia e soprattutto quanto è importante inserire ciò che non c'è dove potrebbe esserci. Ma prima di tutto, ciao fans, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Line of the Day. Sembravo serio prima, ma in realtà stavo fingendo, facevo solo il figo. Che cosa vuol dire inserire qualcosa che potrebbe esserci, ma in realtà non c'è, ma si può fare, perché non si può, ma poi si può. Che cosa vuol dire questa cosa? Semplicemente per andare da un accordo all'altro, da do minore a fa minore, oltre che improvvisare sulle note dei due accordi, possiamo inserire diverse soluzioni armoniche. E il maestro in questione, Kenny Garrett, ci suggerisce una trovata molto bella che andremo ad analizzare subito dopo averla ascoltata. Quindi, vai Kenny! Beh, che dire, una frase meravigliosa, una cadenza scintillante, una cadenza scoppiettante al quarto grado minore. Stiamo parlando di un blues, Equinox, un famosissimo blues dell'onnipresente John Coltrane, ancora una volta lui. Per motivi didattici è stato abbassato di mezzo tono, quindi da do diesis minore a do minore, anche per facilitarvi la lettura della frase stessa che ho scritto, che è linkata in descrizione, e anche di un esercizio che ho estrapolato dalle pentatoniche che sta eseguendo Kenny Garrett. Questa è una registrazione fantastica dedicata al maestro, a John Coltrane. Il nome dell'album è Pursuance, The Music of John Coltrane del 96. Adesso andiamo a capire che cosa Kenny Garrett sta suonando. 1, 2, 3, 4. Abbiamo quindi due pentatoniche che non sono poi così differenti, sono la stessa scala, però con una nota che differisce: la sesta maggiore a posto della settima minore e viceversa. Kenny Garrett gioca con questa piccola differenza che ci solletica, diciamo. Sono partito dalla quinta dell'accordo e ho utilizzato questi intervalli andando a considerare soltanto la sesta maggiore. Arrivato di nuovo alla quinta, adesso abbio la settima. Un'altra volta la sesta. Arrivato al quinto grado di nuovo, l'ottava bassa, saliamo con una splendida esatonale che parte da sol diesis, quinto grado aumentato dell'accordo che sottintende Kenny Garrett, do settima. Thank you.
Quindi è un'esatonale che parte da Sol diesis fino ad arrivare a Re. Stiamo immaginando sempre un accordo di settima alterato, in questo caso Do settima alterato. Quindi arriviamo a Re, alziamo di mezzo tono per sottintendere la nona diesis e scendiamo con un accordo diminuito. Accordo diminuito che scende, ripartiamo da Do e scendiamo con una triade di Fa dal quinto grado. Riscendiamo al quinto grado un'ottava giù, poi suoniamo un accordo di Fa minore, che è l'accordo risolutivo, dalla nona, omettendo la settima in discesa e mettendola soltanto nell'ultima parte della porzione di frase. Questa nota era la settima, per poi risolvere alla terza attraverso la quinta, sempre dell'arpeggio di Fa minore nona. Quindi, ricapitolando, saliamo e scendiamo con l'incrocio di queste due pentatoniche, con la settima minore e con la sesta, risaliamo con un esatonale dal quinto grado diesis dell'accordo che si sottintende ma che la ritmica non suona, Do settima alterato, riscendiamo con un accordo diminuito da Mi bemolle, per poi scendere ancora con una triade di Fa maggiore dal quinto grado, quindi da Do, per poi scendere ancora con un arpeggio di Fa minore con la nona. Bene, quindi arrivando al succo, alla ciccia di questa lezione, come possiamo utilizzare gli elementi di questa frase? Essendo una frase articolata, non mi sono sentito di prendere le cellule così come sono state suonate, ma le ho reinterpretate per far sì che sicuramente funzionino sulle progressioni armoniche che andiamo a studiare. Quindi per quanto riguarda la parte pentatonica, mi sento di condividere con voi questo esercizio che è scritto insieme a tutti gli altri esercizi nei link in descrizione, in tutte le tonalità. Quindi possiamo suonarla su Do minore, su Mi bemolle maggiore e per i più sporcaccioni anche su Sol settima, stando attenti a non suonare il Do, la quarta in battere, e anche su altri accordi che adesso non prendiamo in analisi. Andando avanti ci si può esercitare salendo con l'esatonale e scendendo semplicemente con il diminuito per risolvere su una nota dell'accordo di risoluzione, appunto, che è Fa minore. 1, 2. Saliamo con l'esatonale e scendiamo con questo arpeggio enigmatico, questo arpeggio diminuito, per risolvere poi, come ho fatto in questo caso, sulla fondamentale dell'accordo di risoluzione, risolto a Fa. Ma possiamo risolvere dove vogliamo, basta che la legge di attrazione armonica ci faccia sentire una nota dell'accordo. Bene, se il video vi è piaciuto mettetemi un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina, se avete bisogno di qualsiasi informazione commentatemi, sarò pronto a rispondervi e ad aiutarvi per qualsiasi chiarimento. Nella fine di questo video troverete il link per il video chiave di lettura per la modalità di studio di queste cellule sul circolo delle quinte. Quindi un saluto a tutti voi e vi ringrazio se siete arrivati fino a qui e vi mando un abbraccio e ciao fans!